giudiziaria del Re del Pop da Milano, l'inviata Cinzia Fiorato. La foto che ritrae Michael Jackson nell'ambulanza il giorno della sua morte, quella stessa che ha fatto il giro del mondo sulle copertine di tutti i giornali, è un falso. Non ha dubbi Brian Oxman, avvocato storico della famiglia Jackson, nonché legale che portò al proscioglimento totale di Michael da tutte le accuse di pedofilia nel 2005. Intervenuto alla prima convention internazionale sul Re del Pop organizzata da Legend Music Awards, MJ Portal e Jam Music, mostra come sarebbe stato effettuato il montaggio. La foto vera fu presa quando Michael era sdraiato sul palcoscenico, con la testa rivolta all'indietro, ed è identica, ha la stessa espressione, lo stesso atteggiamento della bocca. Potrebbe essere vera, ma io dico che al 99,99% è un fotomontaggio, è un falso. E se l'autore vuole dimostrare il contrario, sono molto interessato a vedere le prove. Oxman ha annunciato anche di voler far cambiare il capo di imputazione per il dottor Murray. Non è un omicidio colposo, dice, è un assassinio. Colposo. Geco perseguitato per tutta la sua esistenza, strumentalizzato. Geco infamato dalle false accuse di pedofilia. È stato da sempre chiaro a tutti che Michael non ha avuto niente a che fare con le accuse infamanti di pedofilia che si sono trasformate in una vera e propria persecuzione. Ma ora basta con calunnie e bugie, dice Brian Oxman, l'uomo di fiducia della famiglia Jackson, presente a Milano alla prima convention europea organizzata da Michael Jackson Portal e Legend Music Award. È lui l'avvocato, l'amico di famiglia. Rappresento la madre, il padre, i figli, l'intera famiglia di Michael da 23 anni. E a loro e al mondo ha promesso verità e giustizia anche sulla sua morte. A Oxman non basta che Conrad Murray, il medico che era al fianco di Geco nelle ultime ore di vita, sia stato incriminato per omicidio colposo, perché per lui Geco non è morto per fatalità, ma è stato ucciso. Così ora lotterà in tribunale, lo farà nel ricordo di quell'artista che ha venduto 750 milioni di dischi, quell'uomo dolce e indimenticabile. Amava i bambini, avrebbe voluto che nel mondo non ci fosse la guerra, le malattie. Viveva secondo questa filosofia di pace e amore. E per quel medico incompetente e irresponsabile, dice Oxman, chiederemo che le accuse siano trasformate in omicidio.